Mister, questa caratteristica, al di là delle difficoltà di organico della Paganese, dal punto di vista psicologico, quali possono essere le insidie? No, da un punto di vista psicologico penso nessuna. È una partita difficile contro una squadra che è fastidiosa perché non ti lascia giocare, è una squadra che si difende molto bene, riparte altrettanto bene, è una squadra molto veloce sulle ripartenze. Da un punto di vista psicologico la squadra sta bene. Chiaramente la sconfitta di Benevento ci pesa per come è maturata, ci pesa per gli strascichi che gli ha lasciato, ma non a livello, voglio dire, psicologico. Anzi, la squadra è consapevole di aver fatto una buona partita, di non averla vinta e di essere arrabbiata. Quindi la squadra sta bene da un punto di vista mentale. Un'assenza molto importante quella di Peppe, perché ci garantisce diverse soluzioni, un giocatore fondamentale anche per quanto riguarda proprio la personalità che in campo perdiamo, però abbiamo anche l'obbligo di guardare avanti, recuperiamo Cicerelli che è un giocatore per noi importante. No, chiaramente no, però è un giocatore che ci tornerà utile. Sì, può essere un'idea, abbiamo anche Berardino, abbiamo lo stesso Gurma che è un giocatore che sta crescendo, che ci può dare anche soluzioni diverse. E su quello che diceva lei è un attacco importante, Mancini è un giocatore di categoria, Canutè e Orlando sono due giocatori molto veloci sulla profondità, quindi l'abbiamo studiata bene, ma al di là di questo è una squadra che è difficile da affrontare, è una squadra spigolosa, subisce poco, brava sulle palle inattive, però siamo pronti. Ciccio è il classico giocatore che aspettiamo con ansia, nel senso che deve scrollarsi di dosso queste paure che non esistono. È un giocatore secondo me che ha delle potenzialità importanti e deve ritornare a essere sereno perché non ha pressioni, sa quanto è importante per la squadra, sa che è un giocatore che ha, secondo me, aspettative diverse da quelle della Lega Pro e quindi deve essere sereno. Anche domenica a Benevento, secondo me, avevamo la possibilità attraverso lui di poter far molto male e ci siamo persi sul passaggio finale. Però, come gli dico sempre, perché parliamo spesso di essere sereno, di ritrovare quella serenità interiore che ha e che non ha nessun motivo di doverla perdere.